le nostre tante eccellenze enogastronomiche della nostra nazione. Così è percepito il Made in Italy nel mondo. E quindi sono proprio questi meravigliosi produttori di cibi e di vini che caratterizzano la nostra nazione. Questa sera le portate, ne abbiamo già una qui, questa bavarese, che ovviamente ha come base lo squacquerone, e il caseificio Pascoli. Inviterei Annalisa Raduano ad alzarsi per prendere il vostro applauso. Il piatto successivo, sulla quale non vi disturberemo più, d'accordo con Katia Guerrini, avrei dovuto disturbarvi dopo, ma non la faremo più. Questa cremosa di zucca che vede protagonista l'azienda agricola I Piccoli, e invito ad alzarsi Chiara Crociani. Naturalmente, dopo il cremoso di zucca, come vedete nel menù, avremo il polifemo con ricotta artigianale. E qui il protagonista è il caseificio Mambelli di Bertinoro, di cui la signora Raffaella vorrebbe poter, io vorrei che lei ricevesse il vostro applauso. Sì, sì. Perché lei giustamente non aveva chiesto niente, sono stato io a chiedere il vostro applauso, e quindi non volevo dire una cosa che lei non aveva chiesto. Quando poi arriveranno i passatelli in brodo, ci vuole naturalmente un affinatore di formaggi. Allora le fosse di Brandinelli di Sogliano al Rubicone con il signor Brandinelli Marino. E qui invece adesso c'è una cosa strana che vi meraviglierà, perché dopo i passatelli assaggeremo il cotechino di tradizione modenese. Però Katia Guerrini mi ha detto che il produttore non è presente questa sera. E allora abbiamo detto, chi rendiamo testimonial del cotechino della tradizione modenese? Una persona che si occupa di essere una cenarista, perché il cotechino potrebbe essere servito in una splendida ceramica, e di conseguenza la signora Meris prende l'applauso. Le ceramiche che avremmo voluto mettere sotto i cotechini, per l'occasione le abbiamo messe sotto le candele, naturalmente, ma non dovevo per forza trovare un nesso col cotechino, e l'ho fatto in questa maniera, altrimenti non sapevo come poterle dare la parola. A questo punto, dopo il cotechino, assaggeremo un prosciutto di suino romagnolo, e allora qui ecco la clorofilla di Mercato Saraceno con il signor Maurizio Paglierani, che non vedo dov'è, qual è? Siamo ormai alla fine, a questo punto saremo quasi alla fine. Per chiudere, o quasi chiudere, perché poi dopo questo ce n'è un altro, selezione di mieli, e quindi ci vuole un'azienda agricola, Energia dei Fiori di Romagna, Andrea Scozzoli. Come sempre succede nella vita, si chiude da dove si è partiti, perché si chiude con un panettone della corte di Raffaele Rosso. Vai Raffa! Quando Katia Guerrini mi ha chiesto di venire qui ancora 5-6 mesi fa, io le ho detto, ma voi cosa fate? E eravamo per Pasqua a quell'epoca. E allora Katia, con l'auspicio del mio amico, al quale poi darò la parola per concludere, dopo possiamo pensare solo a mangiare, del mio amico presidente della CNA regionale Paolo Govoni, con i suoi
buoni uffici, Cattia mi ha detto, ah cavaliere, noi facciamo una cosa che non gliela ne scrivo neanche, gliela mando a casa, lei l'assaggia. Eravamo a Pasqua, era la pagnotta di Sarsia. Io con quella pagnotta veramente mi sono emozionato. Quando ho voluto poi venire a Sarsina, subito dopo Pasqua, per venire a rendere omaggio a colei che me l'aveva mandata, quando ho visto Katia mi sono emozionato per la seconda volta. A questo punto, la serata, che pur deve ancora cominciare per la parte mangereccia, però si conclude per la parte parlereccia. E quindi, per concluderla, la più alta persona in carica è il presidente della CNA regionale, Paolo Govoni, al quale io do la parola chiamandolo a venire qui al centro, altrimenti i signori in fondo non lo sentono. Paolo Govoni, oltre che un mio amico e conterraneo ferrarese, è un imprenditore di quelli, anche se è giovane, di quelli di una volta, perché mette sì al centro l'interesse della sua impresa, ma con umanità, perché lui ancora prima che un grande imprenditore e secondo me anche un grande presidente, è un grande uomo. È stato presidente della CNA della provincia di Ferrara quando noi ci siamo conosciuti, ormai non stiamo a dire quanti anni fa, oggi è presidente regionale della CNA, ha incarichi nazionali, così vi racconto, voi non siete di Ferrara, ma io posso raccontarvi un piccolo gossip che è in odore di diventare presidente della Camera di Commercio di Ferrara, io gli faccio già ora per allora il mio in bocca al lupo per quanto andrà a realizzare e do a lui la parola per concludere la parte iniziale della serata, che poi sarà anche quella finale perché non parlerà più nessuno e mangeremo su. Prego Paolo. Grazie a tutti, ovviamente parlerò poco perché in queste occasioni abbiamo già visto più volte il coltello e la forchetta che affondavano nel piatto. Stasera noi rappresentiamo ovviamente un prodotto, rappresentiamo un mix di cultura e di territorio. Il momento che stiamo vivendo è un momento che, come tutti noi sappiamo, che abbiamo delle imprese molto complicato. Io credo che l'alimentare sia, come dire, uno sbocco per la nostra economia, proprio perché rappresenta questo. Noi dobbiamo saper fare a raccontarlo. La serata di stasera, in questo senso, secondo me è straordinaria. Ringrazio Katia, la CNA di Forlì Cesena, dell'invito, perché rappresentiamo un prodotto, ma parlando di un territorio, parlando delle persone, parlando della straordinaria qualità degli imprenditori che fanno questo prodotto. E finisco per dire che questo è un momento complicato, ma proprio la straordinaria qualità di questi imprenditori, ovviamente saranno aiutati dall'associazione, dalle istituzioni, che sapranno creare un ambiente favorevole al loro sviluppo, certamente potranno superare questo momento di grande difficoltà. Noi, voi, sono sicuro che ce la metteremo tutta. Grazie a tutti e buon appetito.